Buongiorno, buongiorno, è sempre il 23 di settembre, siamo sulla sponda sinistra del Tanaro. Perché ci siamo fermati subito dopo il primo servizio? Semplicemente perché noi guardando, come dei semplici cittadini, magari anche interessati, abbiamo visto che questo tratto di fiume, tratto di costa, presenta un isolotto bel che formato e anche delle propaggini di ghiaia là in mezzo al fiume. E ci C'è siamo domandati. il corso del fiume in queste condizioni è già bloccato due terzi. La Sentite, sezione di sentite. passaggio dell'acqua per due terzi è Vedete? otturata. Ma immaginatevi tra 10 anni cosa sarà qua. Ci saranno le piante con il diametro di 1 metro e tutta la roba che viene giù, perché la roba continua a venire giù. Noi facciamo conferenze, incontri, dibattiti, programmi, facciamo pena. No. Ma la roba continua a venire giù e si impianta tutta qua. E quindi il Forlanini, che è l'attuale collo di bottiglia, che la prima piena che arriva manderà a bagno Alessandria, il Forlanini passa in secondo ordine. Perché tra 10 anni il rischio maggiore sarà qua. Dieci, secondo me prima. Io Ma non la so se domanda. qualcuno ha intenzione di deviare il corso del Tanaro o farlo passare, o agli Direttamente. orti o in cittadella. Non lo so, Ma non lo la so. domanda è questa, proprio per dare anche non, così, una nota così, anche divertente, amaramente divertente. Ma secondo te, Giuseppe, ma perché hanno iniziato da quella costa sabbiosa che tutto sommato non presentava le criticità di questa parte qui? Perché secondo te? Perché? Diglielo Io a chiaramente. più di 70 anni mi sono fatto questa opinione, che la pubblica amministrazione va mantenuta dal cittadino, ci mancherebbe, col pretesto che dovrebbe essere al servizio del Quindi i cittadino. problemi non Ma vengono risolti, insomma. qui non è così, perché in questa situazione torniamo ai secoli andati, che il Po era navigabile fino a Casale, e questa caratteristica l'ha persa per la nostra Da benaggio. incapacità, incoscienza, non so come definirla. Però non è che gli addetti ai lavori siano diminuiti, sono spariti gli addetti ai lavori che fanno questi Sul lavori, campo, sì. ma le scrivanie Bravo. sono Ma le scrivanie son sono dieci aumentate. volte tanto. Quindi sono diminuiti gli operai, le ruspe, eccetera, eccetera. Un funzionario, quando sono Però. andato a discutere del fatto che mi han chiuso in un argine più alto del vecchio, e quindi hanno fatto un bacino giustamente di esondazione programmata per abbassare il livello del Tanaro in caso di piena, sono andato a discutere, ma non potete far finta che io lì non ci sono. Lui mi ha tentato di spiegarmi che lei parla e non sa. Io sono il competente, perché era un geometra Dietro la scrivania. dietro la scrivania. Io sono il competente e io le assicuro che quell'argine lì non alza di 1 centimetro in caso di piena il livello dell'acqua a casa sua. La richiesta è stata, me lo metta per iscritto. Non ci penso nemmeno. Ecco, dico, allora gli rispondo. Lei è un competente, io sono un incompetente e le comunico che gli argini vengono fatti per un motivo solo, uno soltanto. Garantire due livelli diversi da un lato e dal lato opposto dell'argine. Da una sponda ci deve essere più basso, dall'altra deve essere più alto. Questo serve l'argine, a nient'altro serve l'argine. E se, come dice lei, non varia di 1 centimetro il livello, tirate una rete metallica che è la stessa cosa. Glielo dice un incompetente. Quel signore lì è andato a Casale, hanno aperto l'ente per cui lavorava, tra virgolette, non so se lavora ancora, a Casale ha aperto una succursale a continuare a fare di queste cose, di queste bravate. Tant'è che l'argine della Malpensata di Casale l'hanno finanziato 3 volte ed è ancora là. Perché l'hanno finanziato 3 volte? Perché ha scoperto che va spostato dopo quanti anni, quanti decenni. Va spostato, perché va spostato? Perché l'hanno fatto in un posto che non andava fatto. E adesso I siamo competenti. incompetenti, adesso siamo al terzo Benissimo. finanziamento per. Allora capite che il fascite Sì, Munà è questo? quindi praticamente tutte queste problematiche ho capito che alimentano non la fattibilità dei lavori, ma diciamo l'aumento delle succursali di certi Guarda là in uffici. mezzo,
Guarda là in mezzo che cosa c'è. Guarda là in mezzo, è in centro del letto del fiume. E questi sono passati, hanno scavato, hanno conservato le piante che possono riprodursi velocemente per intasare velocemente il corso del Va mare. Bene, a questo punto con un'altra nota di delusione, questa volta però condita anche da parole più decise, chiudiamo il nostro servizio. Arrivederci! Alla prossima!